Novità da Netflix Italia, che annuncia una nuovissima serie con l'attrice Matilda De Angelis, che sarà Lidia Poët, la prima avvocata d'Italia. Ecco cosa sappiamo. Arrivano le prime immagini e il poster della nuova serie Netflix, La legge di Lidia Poët, una nuovissima serie prodotta da Matteo Rovere. Una storia ancora mai raccontata, dai più sconosciuta, quella della prima avvocata italiana, interpretata dalla giovane Matilda De Angelis. Ecco tutto quello che sappiamo e il teaser trailer dello show. Matilda De Angelis e Lidia Poët nella serie Netflix. Vi siete mai chiesti chi è stata la prima avvocata in Italia? Forse non tutti, anzi probabilmente in pochissimi, ma ci pensa Netflix a fare luce a questo dubbio. Il colosso dello streaming, infatti, ha annunciato ufficialmente l'uscita della serie La legge di Lidia Poët, la primissima donna a entrare nell'ordine degli avvocati del nostro paese. Come vediamo dal primo teaser trailer della serie, che sarà composta da 6 episodi, la protagonista è interpretata da Matilda De Angelis, un ruolo sicuramente complicato e non semplice, ma che incuriosisce molto. Al suo fianco, ci sarà anche Edoardo Scarpetta, che interpreta il giornalista Jacopo Barberis, ma anche Pierluigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinod Tornil e Dario Aita. La trama è tutta incentrata sul personaggio di Lidia Poët, una ragazza che studia per diventare avvocato alla fine del 1800. Lidia vuole iscriversi all'ordine ufficiale, ma questa cosa le viene impedita dal tribunale, che dichiara illegittima la sua iscrizione, solo perché donna. Ma Lidia Poët non si arrende e fa di tutto per contrastare la decisione, cercando di ribaltare anche quei pregiudizi che aleggiano attorno alle donne dell'epoca. Diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire, La legge di Lidia Poët è una serie che parla di pregiudizi e apparenze, in un periodo in cui le donne non erano inserite per nulla nel mondo del lavoro. La serie arriverà su Poët diventa finalmente avvocata a tutti gli effetti. Questa donna ha aperto un varco importantissimo a tutte quelle dopo di lei, che desideravano lavorare in un ambito definito, per soli uomini. Una grandissima vittoria che, da quel momento, diventò simbolo per le donne italiane che volevano avvicinarsi al lavoro forense, ma non solo. Ancora oggi, sappiamo bene che le donne continuano a lottare nel mondo del lavoro, soprattutto in determinate categorie.
Ecco perché è importante conoscere la storia di Lydia Poët, ma anche di tante altre donne prima e dopo di lei, un esempio che ancora oggi serve a tutte coloro che lottano per raggiungere un obiettivo, nonostante le difficoltà che molti retaggi culturali portano nella nostra società.